Vi ho mentito, qualche vlog fa ho promesso che avrei usato il mio tempo per fare nuovi video pensati per il canale YouTube, per Rapido, e non l'ho fatto. Quindi l'obiettivo di questo vlog settimanale e di oggi è quello di mantenere la mia promessa fondamentalmente. Nonostante questa sia la prima clip del vlog, in realtà siamo a domenica, quindi ultimo giorno della settimana. Vi faccio vedere un po' il processo di registrazione video e come al solito cerco di darvi qualche consiglio lavorativo anche su gestione del tempo, visto che è domenica pomeriggio e sto andando a fare qualcosa che avrei dovuto fare 3 settimane fa. Sembro una persona altamente qualificata per farlo, giusto? Ok, primo video registrato, ora sono in pausa. Cosa fondamentale che mi ha aiutato a effettivamente farlo è stata quella di accontentarmi un pochettino. Non sono super soddisfatto della qualità di questo video, non sapevo benissimo quale video sarei andato a registrare, quindi pianificando un po' prima, un po' di più, sicuramente avrei potuto ottenere di meglio. Però mi sono detto, no Tommaso, devi fare questo video, a prescindere, perché hai anche fatto commitment adesso di fronte alla camera in questo vlog settimanale, quindi anche questo, devo dire, aiuta. Cioè, dire un po' in pubblico quello che andrai a fare in modo tale da poi sentirti in imbarazzo nel caso in cui tu non riesca a farlo. Ottimo, ottimo hack. Ma poi appunto capire che magari stavo rinunciando al famosissimo 80% dei risultati che ho potuto raggiungere mettendo il 20% dell'effort. Poi non lo so, magari questo video semplicemente farà schifo, non guarderà nessuno e ho fatto questo assessment male. Però preferisco prendermi il rischio e vedere come va. Ho semplificato anche il video, nel senso che l'ho ridotto a livello di dimensioni e a livello di informazioni che volevo metterci all'inizio, in modo tale da poter dire poi effettivamente ok, ha funzionato, va bene così, riusciamo a replicarlo più volte, più rapidamente. Non ha funzionato, va bene, mi sono tolto 3 idee, tra virgolette, che avrei potuto usare in un altro video, ma che effettivamente mi sono servite per avere più informazioni. Ne parlo in questi termini perché il video che ho registrato adesso è il video in cui parlo delle peggiori acquisizioni di sempre. Se non sbaglio, di solito ne menziono 5, in questo video ne ho menzionate 3, vediamo come va, vediamo se vi piace, e poi in base a quello, diciamo, prenderemo anche decisioni in futuro. Certo, fa strano vedere un video, magari, e poi sapere, ah, questo è il video dove Tommaso ci ha detto che l'ha fatto al volo, non si è strutturato bene, insomma, però spero che sia utile e interessante uguale, anzi, magari quando vedrete quel video e poi vedrete questo o il contrario, saprete dirmi cosa ne pensate e qual è stata la vostra sensazione. Secondo video registrato, questo video molto interessante in cui parlo di Nvidia. Anche in questo caso c'è uno script molto lungo, per cui ringrazio Alessio che l'ha scritto, e l'avessi dovuto analizzare tutto prima di iniziare probabilmente mi sarebbe sembrato un task enorme che non avrei mai completato, quindi ho deciso di iniziare a registrare con lo script già pronto e semplicemente leggerlo, e poi mano a mano che avevo dubbi, domande, volevo cambiare, ho fatto dei cambiamenti un po' al volo. Qui devo dire mi costa un po' di più non avere il video perfetto, tra virgolette, perché sicuramente ci saranno degli errori, delle imprecisioni nel modo in cui ho menzionato le cose, nel modo in cui le ho presentate. Mi consola, tra virgolette, il fatto che poi è un video che questo vorrò rifare anche in inglese, quindi magari avrò modo di rileggerlo e anche di andare oltre, perché mi sono fermato a un certo punto della storia di Nvidia, ma c'è tantissimo altro da dire, quindi anche in questo caso un pochettino accontentarsi mi ha aiutato a fare quest'altro video che altrimenti mi sarebbe sembrato uno scoglio così grande che forse non l'avrei mai affrontato. E adesso il dubbio è se fare un altro video, non so se ho, cioè ho, sicuramente ho il tempo, però vorrebbe dire poi probabilmente non allenarsi oggi. Quindi forse la cosa che farò è allenarmi, ma mentre mi alleno portarmi avanti con i lavori per un prossimo video. Un video che sarà un po' un ritorno a un format, che non è un format perché ho fatto un video solo. Questo è lo spoiler, vediamo un po', ve lo faccio vedere, vediamo chi capisce. C'è stato un po' un terremoto nel mondo dell'infobusiness di recente, per chi ha seguito, con il lancio dei corsi di Alex Theory, personaggio che io non conoscevo sinceramente, perché cioè sapevo chi fosse per la storia di Ciccio Gamer, ma non ho mai seguito il personaggio, non avendo TikTok, non essendo in Italia, non potendo ordinare le sue gallette, non essendo un grande fan delle gallette, perché diciamo da un punto di vista calorico comunque sono abbastanza pesanti, quindi a quel punto forse preferisco altro. Non conoscevo il personaggio, ma appunto adesso c'è stato un dibattito per lui e Big Luca, hanno lanciato questi loro corsi. Ho pensato potesse valer la pena testare quello che stanno vendendo. Hanno un corso gratuito, quindi partirò da quello. Ho cominciato a vedere un po' di lezioni, ho visto varie live. Non vi do spoiler, diciamo solo che potrebbe valer la pena farci un video. Quindi magari farò questo compromesso. Ultimamente stavo sentendo un po' di lezioni di spagnolo mentre mi allenavo, ma cambierò la mia prof di spagnolo con te, Alex, se mi stai guardando, quindi insomma sono responsabilità importanti queste. Io poi vi aggiorno subito dopo l'allenamento con il solito resoconto della settimana. Avrò ancora un po' di lavoro da fare, tra l'altro c'è anche la partita della Roma, quindi devo
riuscire anche a estrarre tutto quanto. Quindi, come al solito, vi lascio al Tommaso del futuro. Mi vedete vestito diversamente perché, nonostante la registrazione dei video YouTube stia andando meglio, la vita accade e quindi poi sono dovuto scappare, non ho fatto in tempo a registrare la chiusura, me ne sono dimenticato. Adesso sono qui praticamente una settimana dopo a farvi sapere com'è andata quella settimana da un punto di vista di abitudini. Per fortuna non è difficile ricordarsi com'è andata, perché fondamentalmente è andata male. Qui vedete il tracciamento delle abitudini proprio sfasato, con pochi giorni. C'è stato un po' di casino e fondamentalmente non ho tracciato quello che ho fatto. Il motivo per cui ve lo mostro e ve ne parlo è perché questa realizzazione mi ha fatto capire che l'importanza di tracciare non è solamente di monitorare effettivamente quello che uno sta facendo, ma anche quello di spronarsi molto di più a continuare a fare le cose. Perché no, sicuramente ho continuato a uscire la mattina, fare un po' di camminata, però anche fare esercizio ho cominciato a farlo molto meno. Certo, lì c'è anche una strategia, diciamo, legata al fisico, alla dieta, che sicuramente mi vuole ad allenarmi meno adesso di quanto non facessi 3-4 settimane fa. Però, per esempio, la lettura è un'altra cosa che stavo facendo, ho smesso di fare. Quindi penso che questo per me sarà un ottimo insegnamento per le settimane future, capire che sì, il tracciamento è noioso, uno si dimentica di farlo, però anche solo sapere che devi farlo ti spinge molto di più a fare le cose, e quindi sono quei 30 secondi, quel minuto in più alla fine di ogni giorno che ha senso investire, perché poi ti permette di migliorare la giornata e ti permette anche di vedere un po' come stanno andando le cose, perché poi non lo fai, ti senti in colpa quando non metti il check sul quadrato e tutta questa reazione a catena. Quindi ecco, sono caduto sul tracciamento delle abitudini, palesemente ho cominciato a non farlo, a farlo poco. Quindi anche per la settimana che sto registrando in questi giorni, questo è un ottimo input. Devo ricominciare a tracciare con più precisione, perché altrimenti esco di strada. Devo capire magari se cambiare alcuni dei parametri per rendere ancora più veloce il processo, oppure se mettermelo in calendario, quello potrebbe essere anche un'opzione, anche se io non è che ho dei momenti precisi in cui posso fare questa cosa, però potrei crearmeli. Da rifletterci su, però spero che questo faccia riflettere anche voi. Quindi, se volete assicurarvi di effettivamente fare delle cose su base ricorrente, pensate di tracciarle nel modo più semplice possibile, perché poi questo può fare la differenza. Nel mio caso devo anche pensare a come tracciarle per far contenti voi, per rendere più succulenti questi vlog. Ovviamente non è che faccia una grande differenza, però insomma anche una piccola riduzione di frizione in questi contesti può fare la differenza. Ve ne ho parlato nel vlog 6 forse, nel vlog precedente a questo, o il vlog 5. Comunque, insomma, se vedete questo vlog, a questo punto vi siete visti anche tutti quelli passati, giusto? Io confido in voi e quindi saprete esattamente di cosa vi sto parlando. In ogni caso, questo era il vlog della settimana, forse un po' più corto rispetto al solito. Fatemi sapere cosa ve ne pare di questo format un po' accorciato, e noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!